Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio che si intitola Le saghe nordiche, eroi, vichinghi e poeti nella Scandinavia medievale, di Fulvio Ferrari, appena pubblicato da Meltemi Editore, quindi recentissimo, e su un argomento molto, molto interessante e non tanto praticato dalla saggistica medievale. Quindi io sono molto felice di avere con noi il professor Ferrari, a quale lascio, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci racconti un po' di questo saggio. Prego, professore, a lei. Grazie dell'invito. Parlare del saggio come parlare delle saghe è sempre un po' complicato, no? Perché anche, che è stato anche un po' il problema del libro, cioè di come concentrare in uno spazio delimitato, no? Cioè, sulle circa 160-170 pagine. Un fenomeno in realtà molto complesso, no? Cioè, io credo che in realtà molti dei potenziali nostri ascoltatori abbiano sentito parlare di saghe o abbiano una qualche idea di cosa è una saga. Il problema è che spesso abbiamo un'idea un po' ristretta. No? Della saga, cioè la saga come una storia che si dipana lungo più generazioni di burberi e vendicativi vichinghi che si ammazzano a vicenda nel corso dei secoli per vendicare un torto subito o una faida familiare. Questo è anche vero, ma è vero solo per una piccola parte di questi testi. Solo alcune di queste saghe sono costruite così. In realtà le saghe coprono una quantità di temi, di elementi fantastici, di paesaggi reali o immaginari molto, molto, molto ampia, no? E quindi troviamo un po' di tutto. Cioè, quando io anche ai miei studenti dico che esiste la saga di Sant'Ambrogio, li vedo come se un po' stupiti, no? Però per il mondo nordico, saga è qualsiasi storia venga raccontata, che sia la storia di un vescovo milanese o di un capo famiglia islandese del X secolo, è sempre saga, no? Però a seconda di quello che viene raccontato, di quali sono i protagonisti, di qual è il pubblico probabilmente a cui si rivolge il testo, il testo cambia lo stile, cambia il modo di rivolgersi al pubblico, cambia quello che troviamo, cambia la lingua, no? Nella saga di Sant'Ambrogio, come tutte le saghe dedicate ai santi o ai vescovi, ci troviamo un sacco di citazioni latine, ma evidentemente erano testi che si rivolgevano soprattutto agli ecclesiastici, non al pubblico laico che normalmente leggeva le saghe. Allora, per fare un po' d'ordine, diciamo, in questo panorama così complicato, quando nascono, quali sono le prime a nascere e come si sviluppa questo corpus? Prendetemi sempre con prudenza, no? Perché stiamo parlando di questioni su cui si discute da 200 anni. Ci sembra di arrivare ad alcune conclusioni abbastanza certe, ma insomma l'incertezza è d'obbligo, è anche eticamente necessaria, no? Allora, si direbbe che i primi testi narrativi in prosa che possiamo definire saghe siano stati composti già nel XII secolo. E inizialmente sono testi che raccontano o la vita di santi, no? Cioè subito dopo la conversione dell'Islanda al cristianesimo che avviene nel 999 o nel 1000, c'è cioè una qualche incertezza su queste due date. C'è bisogno di costruire una cultura cristiana in Islanda e
i giovani nobili, ricchi, soprattutto ricchi islandesi, vanno in Europa a frequentare le scuole, a imparare il latino e poi ritornano in Islanda e occupano cariche ecclesiastiche. Chiaramente c'erano anche, come dire, dei semplici preti o monaci, ma i rampolli dell'aristocrazia diventavano vescovi, diventavano diaconi, insomma, occupavano delle posizioni di prestigio. E quindi viene importata anche letteratura continentale. Ora, non è tanto chiaro quanto la letteratura agiografica, soprattutto, abbia funzionato come modello per poi le biografie laiche, però sicuramente una funzione ce l'hanno avuta questi testi agiografici, cioè noi dobbiamo pensare a un mondo che fino a quel momento era stato percorso da narrazioni orali, no? Sui padri fondatori dell'isola, su quelli che avevano lasciato la Scandinavia nel IX secolo e si erano trasferiti in Islanda. Quindi su questi personaggi, così come sugli antichi sovrani scandinavi, circolavano storie e imparando a scrivere sostanzialmente dagli europei si apre la possibilità di trasformare queste storie orali in storie scritte, no? Quindi, come dire, sia la geografia che la storiografia continentale probabilmente hanno avuto proprio una funzione di modello per la creazione di questi testi scritti che rielaboravano le narrazioni orali. In passato ci sono state infinite discussioni sulla questione, sul rapporto tra la oralità e la scrittura delle saghe, no? C'era chi diceva: no, le saghe sono sostanzialmente delle opere letterarie dovute a dei geniali scrittori che non c'entrano niente con la tradizione orale, quasi, e altri che dicevano: no, non possiamo neanche parlare di autori, possiamo parlare di scribi che mettevano per iscritto quello che era già che già circolava in forma orale. Ora, come al solito, presumibilmente abbiamo un ventaglio di possibilità. E forse nessuna di queste due opzioni è credibile, cioè dobbiamo piuttosto pensare a un patrimonio di narrazioni orali che veniva rielaborato in forma scritta, ma quindi che non erano identiche, no? La narrazione orale precedente e quella scritta. Perché? Perché questo è un altro dei grandi interrogativi, perché proprio soprattutto in Islanda, no? Perché abbiamo anche un contributo norvegese, ma ristretto a un genere particolare di saghe. Altrimenti la stragrande maggioranza dei testi viene prodotta in Islanda. Allora ci si è chiesti da secoli praticamente com'è possibile che un paese isolato, dove vivevano probabilmente 30-40 mila persone, abbia generato un corpus di testi in prosa volgare impressionante, parliamo di centinaia di testi, no? E quindi ci si è chiesto, sia dal punto di vista delle condizioni materiali, no? Sia dal punto di vista della scelta intellettuale di questa produzione. Allora, dal punto di vista delle condizioni materiali, una risposta che è stata data, forse un po' semplicistica, ma non del tutto infondata, è che i costi di produzione della pergamena in Islanda, tutto sommato, erano relativamente bassi, perché era una società totalmente basata sull'allevamento e la pastorizia, no? Quasi non c'è agricoltura nell'Islanda medievale. Se leggiamo anche le saghe, non vediamo mai coltivare i campi, si coltiva a fieno, no? E l'industria della pesca si svilupperà solo a partire dal XIV secolo. Quindi, diciamo, la materia prima per la pergamena c'era in abbondanza. Inizialmente mancava quello che oggi chiameremo know-how, no? Cioè come si fa a costruire un codice e come si fa a scriverci dentro delle cose sensate. Ma questo, appunto, gli islandesi lo imparano al momento della conversione al cristianesimo, grazie alla frequentazione delle scuole e delle università continentali.
Cosa li spinge però? Questa è la vera domanda. Cosa li spinge alla costruzione di questa letteratura, soprattutto in volgare? No? Perché nello stesso periodo in Scandinavia non è che non si scriva in Svezia o in Danimarca, ma si scrive in latino. E qui dobbiamo pensare sostanzialmente, credo, a due fattori. Da un lato proprio la scarsa popolazione dell'isola fa sì che ci sia una quasi totale identità sociale tra l'elite ecclesiastica e l'elite laica. Cioè sono le stesse famiglie che controllano il potere politico, la ricchezza e anche la Chiesa. Quindi non è che non ci siano poi scontri tra Chiesa e potere politico per la distribuzione delle decime, per il controllo dei raccolti delle terre appartenenti alle chieve, eccetera, eccetera. Ma sono contrasti, diremmo, in famiglia. No? Noi vediamo, per esempio, a un certo punto che uno dei più acerrimi nemici del vescovo, perché ci sono due diocesi nell'Islanda medievale, Skalholt e Holar, uno dei più acerrimi nemici del vescovo di Holar è poi il padre del successore di quel vescovo. No? Quindi, questo però cosa significa? Significa che c'è una memoria condivisa. No? Cioè gli antenati del vescovo e quelli del grande proprietario terriero sono esattamente gli stessi, quindi le storie che si tramandano su di loro sono esattamente le stesse. E quindi il sapere della scrittura che caratterizza il clero viene messo, diciamo così, al servizio anche dell'aristocrazia laica, ma non come tanto come un atto di subordinazione o di servilismo, ma perché è la stessa classe, sono le stesse persone. No? E non a caso questa attività di scrittura di storie laiche, cioè non più vite di santi, ma vite di colonizzatori, di vichinghi, di re, si intensifica proprio alla fine del XII secolo. Cosa sta succedendo in quel periodo in Islanda nel XII secolo? Sta succedendo che quella che inizialmente era una sorta di repubblica assembleare, alla grande assemblea generale annuale potevano partecipare sostanzialmente tutti gli uomini liberi, proprietari di terra, via via si trasforma sempre di più in una oligarchia in cui sei famiglie controllano tutto. Controllano la terra, controllano la ricchezza, controllano i vescovati, nelle loro mani si concentra tutto il potere. Ma nessuna di queste famiglie riesce a prevalere sulle altre. No? Cioè, mentre in Norvegia, anche lì dobbiamo prendere un po' con le molle quello che ci viene raccontato, però diciamo, c'è uno schema che nella narrazione medievale viene semplificato, ma più o meno corrisponde a un processo, cioè tanti piccoli regni, minuscoli regni oserei dire, a un certo punto uno comincia a prevalere sugli altri. La figura leggendaria di Harald Bella Chioma, no? È quello che inizialmente per primo riesce a unificare, forse non tutti, ma buona parte di questi piccoli regni. Poi, come dire, la torta ogni tanto si disfa, poi si rimette insieme, ma c'è un processo di aggregazione progressiva e alla fine nasce uno Stato unitario. In Islanda nessuna di queste grandi famiglie ha la forza politica e militare di imporsi sulle altre, cioè più o meno sono in equilibrio, il che significa uno Stato endemico di guerra che dura dalla fine del XII secolo fino al 1262. No? In quel periodo queste famiglie sono sempre in guerra tra di loro. E della guerra fa parte anche la propaganda. No? Le saghe sono la ricostruzione evidentemente parziale, perché vediamo gli stessi personaggi che in una saga sono presentati come degli esempi di saggezza, moderazione e intuito politico, nell'altra sono dei farabutti, ma lo stesso personaggio che viene presentato invece come un delinquente, subdolo, eccetera, perché chiaramente ogni famiglia ricostruisce
la sua genealogia letteraria è quasi mitologica, sono quasi dei miti di fondazione. Non a caso, spessissimo, quando noi leggiamo queste saghe, poi troviamo alla fine del testo dicendo figlio di Egil fu tale, che fu tale, che fu tale, e si arriva all'epoca in cui la saga è stata scritta. Questo vale per le saghe che hanno come protagonisti i colonizzatori e in buona misura anche per le saghe che hanno come protagonisti i sovrani, perché molte di queste famiglie rivendicano, vantano una parentela con dei sovrani scandinavi. Questo naturalmente dava loro molto prestigio, no? Questo potrebbe spiegare anche come mai, per esempio, troviamo tra le tante saghe ben due saghe sui re di Danimarca, no? La Danimarca in questo periodo non entra nel gioco politico islandese, è fuori dall'area di interesse degli islandesi. Però una di queste grandi famiglie, la famiglia cosiddetta degli Oddaverjar, si considerava discendente dalla stessa dinastia da cui discendevano i re danesi, e questo dava molto prestigio, no? Quindi, diciamo, questo tipo di saghe vengono composte in questo contesto. Poi però dobbiamo anche dire che, per dirla in termini un po' volgari, ma ci prende un gusto, no? Cioè, nel momento in cui parte questo grande processo di messa per iscritto, e dietro vengono anche quelle storie avvolte in un passato leggendario che non hanno un evidente collegamento con il presente della scrittura, ma che facevano parte del patrimonio di storie di quelle comunità. E arrivano le cosiddette saghe del tempo antico, quelle che hanno per protagonisti personaggi che si collocano in un periodo di tempo molto lungo e molto, come dire, confuso nella memoria, che va dall'epoca delle grandi migrazioni germaniche, quindi IV, V secolo, fino all'epopea vichinga, quindi IX, X secolo. Ed è allora lì che troviamo la messa per iscritto della leggenda nibelungica, per esempio, nella saga dei Volsunghi, oppure figure come quella del famoso Rollo che occupa la Normandia, figura presumibilmente storica, perché insomma, ne abbiamo notizia non solo dalle saghe, ma anche dalla documentazione continentale, che però diventano evidentemente degli eroi leggendari. Tra l'altro questo Rollo, nella saga che gli viene dedicata, si dice che viene chiamato Gungufrofr, no? Quindi Rollo il camminatore, perché era talmente grande, talmente possente nel suo fisico che i cavalli non lo reggevano, no? Quindi questo è anche evidentemente un tratto leggendario. E poi in questo tipo di saghe abbiamo incontri con gli dei, con esseri soprannaturali di ogni tipo, i troll, insomma. Dei che spesso vengono presentati secondo l'ortodossia cristiana, quindi come in realtà dei demoni travestiti, ma travestiti da esseri umani, demoni che si spacciano per divinità, e spesso hanno anche una funzione abbastanza comica in questi racconti, perché vengono poi gabbati dai buoni cristiani. E poi, accennavo prima a questa eccezione norvegese, no? Cioè in che modo i norvegesi contribuiscono a creare questo grande corpus di saghe differenziato. Lì abbiamo una figura molto affascinante, che è quella di Re Haakon IV, no? Haakon Haakonarsson, che è il sovrano che praticamente regge la Norvegia per quasi tutto il XIII secolo, un periodo di vita, di regno molto lungo, diventa sovrano bambino e muore vecchio. E Haakon ha una, come dire, una mentalità, una mente lucidissima nella costruzione non solo dello Stato, ma anche dell'ideologia che deve reggere questo Stato.
Haakon, intanto il primo sovrano norvegese, fa una vera politica di relazioni diplomatiche anche per via matrimoniale, no? Fa sposare figli e figlie un po' con le case regnanti di tutta Europa per garantirsi questa rete di contatti. Tiene sotto controllo, cosa che non era riuscita a nessuno per 2 secoli, il regno di Norvegia, cioè lo controlla davvero, cioè non solo nominalmente, e poi inaugura questa politica culturale di importazione di cultura continentale, cioè nella costruzione di una monarchia norvegese. Servono quei testi che esaltino la monarchia e la cavalleria. Cioè lui introduce anche tardivamente, no? Rispetto al resto d'Europa, ma introduce in Norvegia il sistema della cavalleria, che si estende un po' anche agli altri paesi scandinavi. E importa e fa tradurre codici di letteratura cortese e cavalleresca continentale. Non importa tanto se è cortese o cavalleresca o epica, l'importante è che sia letteratura continentale, quindi dotata di prestigio perché viene soprattutto dalla Francia, e esalti la figura del monarca. Quindi abbiamo la traduzione in norvegese antico dei testi di Chrétien de Troyes, che divengono tutti tradotti in prosa come saghe. Quindi abbiamo per esempio la Parsifal saga, no? La saga di Parsifal, come il Valbersaftr, il racconto di Galvano. Cioè sono trasposizioni secondo le modalità narrative della Scandinavia antica dei testi di Chrétien. Ma non solo, abbiamo anche per esempio la Karla Magnus saga, in cui troviamo una traduzione norvegese della Chanson de Roland. Era questo grande lavoro di importazione in Norvegia dei testi francesi. Il primo probabilmente è il Tristano, no? Sì, abbiamo anche una data, cioè, se ci fidiamo del codice, ci dice che la Tristram saga è stata composta nel 1226, quindi piuttosto presto, no? Nel panorama nordico di quell'epoca. E questi testi portano un nuovo mondo immaginario, rendono un nuovo mondo immaginario disponibile alla cultura nordica. E la cosa fondamentale è che non rimangono chiusi nella corte norvegese. Noi in realtà non abbiamo quasi niente. Quasi nessun manoscritto, poca roba, pochi frammenti che siano stati redatti alla corte di Norvegia. In realtà queste traduzioni vengono eseguite alla corte norvegese, ma poi vengono copiate, si diffondono e arrivano in Islanda. In Islanda vengono copiate tantissime volte. Abbiamo una quantità di manoscritti di queste saghe tradotte, no? Di questi testi tradotti. E questi a loro volta generano imitazioni. E quindi, soprattutto dopo il fatidico 1262, no? Perché cosa succede nel 1262? Che le famiglie, in lotta tra di loro, a un certo punto esauste, ognuna di loro cerca l'appoggio del re di Norvegia, perché si rendono conto che non risolvono all'interno questo conflitto. E il re di Norvegia è dispostissimo ad appoggiare una o l'altra di queste famiglie se le garantiscono sottomissione formale, no? E alla fine così fanno, cioè nel 1162 si riunisce l'Assemblea Generale e dicono consegniamo le nostre autorità locali, Godort, la potestà sul territorio, la conferiamo al re di Norvegia, no? Dietro garanzia che i funzionari statali saranno scelti all'interno dell'oligarchia islandese. Quindi da quel momento finisce questo periodo di guerra continua tra le famiglie, finisce anche il lavoro di ricostruzione del loro passato, no? Perché si continuano a copiare le saghe
sui colonizzatori, ma non se ne compone più dopo il 1300, e invece diventano popolarissime queste saghe ambientate in un mondo fiabesco, che in qualche modo ricalca quello del romanzo cortese, cioè così come nel romanzo cortese, in queste cosiddette saghe cavalleresche, noi abbiamo, che ne so, un re di Danimarca che decide di sposarsi con la principessa del Portogallo, insieme invadono l'Egitto, cioè non c'è più un'articolazione geografica dello spazio, no? Tutto è vicino a tutto, esattamente così come nelle fiabe, cioè il protagonista delle fiabe parte dalla sua casetta, dice voglio scoprire, voglio andare a sposare la principessa. Entra nel bosco, esce dal bosco, trova la principessa. Così in queste saghe cavalleresche, che però anche lì, soprattutto nell'Ottocento, inizio del Novecento, quando in qualche modo la critica era dominata da, direi quasi un'ossessione realistica o naturalistica, no? Queste saghe erano considerate prodotti di scarto, cioè prodotti di una decadenza culturale dovuta appunto alla perdita della libertà islandese con la sottomissione alla Norvegia. In realtà è un po' il contrario, cioè a noi persone viventi nel XX, XXI secolo possono fare particolare impressione le saghe realistiche perché sono straordinariamente anomale nel panorama medievale, no? Ma per quell'epoca lì, queste saghe cavalleresche erano la modernità, era la letteratura internazionale. E difatti all'interno di queste saghe troviamo una quantità di riferimenti intertestuali che vanno dalla letteratura classica a quella francese, cioè sono scritte da persone tutt'altro che incolte, no? Testimoniano invece un grande aggiornamento culturale, cioè quest'isola ai margini dell'Europa in realtà conosceva Chrétien, conosceva l'epica, conosceva le cronache rimate, conosceva bene la letteratura latina, no? Quindi, come dire, questi testi che poi ci piacciono o non ci piacciono, ci annoiano, poi anche lì i gusti cambiano, no? Cioè, oggi siamo molto più aperti verso testi a carattere fantastico di quanto non lo si fosse all'inizio del Novecento. Quindi la perdita della libertà politica, se così si può dire, non coincide affatto immediatamente con una decadenza culturale. La decadenza arriverà molto più tardi, arriverà nel XV secolo, dopo la peste, ma soprattutto dopo come dire, il venir meno di quella ricchezza di contatti commerciali col continente che aveva caratterizzato tutto il periodo fino al XIV secolo compreso. Ricordiamo poi, tra l'altro, che alla fine del 400 la Norvegia stessa viene sottomessa dal Regno di Danimarca. No? Cioè, diventa una provincia marginale del Regno di Danimarca e non particolarmente utile perché le attività economiche si spostano verso sud e quindi c'è un lungo periodo di povertà della Norvegia e anche dell'Islanda, ma questo succede molto dopo, questo succede molto dopo. E per certi versi, e su questo io chiuderei questo monologo, poi sento magari se c'è qualche. Per certi versi è molto interessante il fatto che viene spesso sottolineato, no? Le saghe come elemento fondante dell'identità islandese, questo è vero. Ma quello che spesso non si sa è che questo significa che in Islanda si continuano a trascrivere saghe fino all'inizio del Novecento, cioè l'introduzione della stampa alla fine del XV secolo non interrompe la catena di trasmissione testuale manuale, no? La stampa viene utilizzata, soprattutto poi con l'adesione alla riforma protestante,
La stampa viene utilizzata per stampare la Bibbia, per stampare considerazioni, ammaestramenti di tipo religioso o morale, ma le saghe vengono stampate solo a partire dall'Ottocento. Ma in quel periodo, e ancora fino all'inizio del Novecento, abbiamo dei manoscritti, no? Questo significa che la trasmissione delle saghe era un fenomeno diffuso capillarmente a livello popolare. E, ultima osservazione, questa è anche un po' la maledizione dei filologi, se mi si consente, perché proprio questa diffusione a livello popolare, questo uso continuo dei codici fino a un'epoca così recente, fa sì che i codici irlandesi siano molto difficili da leggere. Perché immaginiamoci appunto le condizioni di conservazione, erano tenute nelle case coloniche di campagna, dove il fumo anneriva le pagine dei codici. I codici erano destinati a un uso quotidiano, quindi non sono codici lussuosi, no? Cioè, se vediamo in rete, per esempio, anche il manoscritto in cui è conservato il Beowulf inglese antico. Vediamo un codice magnifico, di facile lettura, con le sue belle lettere stampate nel senso proprio di impresse a mano, una staccata dall'altra. Nei codici islandesi, ogni parola è abbreviata praticamente. Perché bisognava scrivere rapidamente e diffondere il codice quanto più possibile. Anche i codici islandesi sono visibili ormai online ed è interessante guardarli, insomma, cioè, dà un'idea del ruolo che questi oggetti, no, culturali avevano nella società, hanno avuto nella società islandese, non solo nel Medioevo, ma fino a ieri, direi. Ecco. È affascinante. Io mi chiedo un po' di cose. Per esempio, gli autori, si sa chi sono, da quale ceto provengono. Allora, gli autori, direi che anche lì dipende un pochino dai generi, no, delle saghe. Per le saghe sugli islandesi, sui colonizzatori, eccetera, in genere, anzi, si può proprio dire, non abbiamo mai il nome di un autore, no? Per altri generi sì, per esempio, anche se poi il nome a volte ci dice poco, però per esempio per quanto riguarda la saga di Tristano, no? Quindi lì abbiamo un prologo che ci dice che questo testo è stato tradotto su commissione di Re Haakon da Brodir Robert, no? Quindi questa indicazione ci dice che era presumibilmente un monaco, no? E questo più o meno corrisponde anche alla situazione che possiamo immaginarci, perché appunto spesso i laici in Islanda sanno leggere, però più raramente sanno scrivere. Nel caso delle saghe dei re, cioè le saghe sui sovrani scandinavi, invece a volte abbiamo l'indicazione dell'autore, che in genere tende a non presentarsi come autore, ma come raccoglitore di testimonianze, no? Però, insomma, di fatto sappiamo chi le ha, almeno alcune di queste saghe sappiamo chi le ha scritte. Questo è interessante perché ci possiamo porre la domanda di come mai certi generi di saghe portino l'autore e certi altri no. E probabilmente ha a che fare con una funzione di autenticazione, cioè mentre nel caso di sapere tramandato non era necessaria un'autenticazione da parte dell'autore, anzi poteva essere controproducente, no? Se io voglio dirvi che Gudmund il Forte Gudmund è una di queste figure che in alcune saghe viene presentato come un farabutto, in altre invece come un saggissimo capo. E io non vi dico chi sono, no? Perché potreste collocarmi nel campo, nella lotta politica.
presento obiettivamente Gudmund era un farabutto, quindi no, non c'è bisogno che ve lo dica. In qualche caso sono state fatte delle attribuzioni a partire dallo stile soprattutto. E una delle più interessanti, su cui direi che la maggioranza degli studiosi concorda, è che una delle grandi saghe, c'è un gruppetto che sono entrate un po' nel canone occidentale, che è la saga di Egil Skallagrimson, quindi la biografia, non tanto la storia di una successione di generazioni, ma proprio la biografia di un personaggio in particolare, che era questo poeta, vichingo, guerriero, predone, insomma, ne ha fatte una vita molto, molto movimentata, e si ritiene che l'autore sia lo stesso Snorri Sturluson che sicuramente ha scritto Ledda in prosa, e a cui la quasi totalità degli studiosi attribuisce anche la Heimskringla, cioè la più nota delle storie dei re di Norvegia. Però appunto questa attribuzione si basa su considerazioni statistiche, stilistiche, quindi non c'è una dichiarazione dell'autore che dice io sono Snorri e vi racconto la storia di Egil. Sì, questo direi. Poi in qualche altro caso è anche interessante il fatto che, per esempio, allora, Snorri era totalmente coinvolto nelle lotte politiche del XIII secolo, tant'è che lui muore ammazzato da sicari del re di Norvegia perché aveva fatto un gioco abbastanza ardito, cioè inizialmente si era messo al servizio del re di Norvegia, poi in realtà era passato dalla parte del suo peggior nemico, pensando che in una lotta interna tra il re di Norvegia e il suo Jarl, quindi il viceré che si era ribellato, avrebbe vinto lo Jarl, gli è andata male, ha vinto il re che l'ha fatto assassinare. Ma tutta la famiglia di Snorri, la famiglia di Snorri era una di quelle sei che controllavano il paese. E ciò nonostante, non solo lui, ma dei suoi parenti, anche il nipote, per esempio, scrive sicuramente alcune saghe sul periodo contemporaneo, cioè racconta eventi della guerra civile, ma vediamo sempre uno sforzo che è evidentemente una strategia propagandistica del tutto particolare, di non smascherarsi nel racconto, cioè quei testi che sicuramente sono dovuti a membri della famiglia di Snorri e che raccontano la guerra civile, non sono testi che apertamente sostengono le ragioni degli Sturlar, no? Di questa famiglia, ma si presentano come narrazioni obiettive, dando a ognuna delle parti qualche merito e qualche giustificazione. Naturalmente questo accresce di molto la credibilità della storia e rende quindi anche più efficace il lavoro propagandistico. E la seconda domanda, la circolazione di queste opere, cioè diciamo nel territorio islandese dove circolavano e se poi hanno avuto una diffusione anche fuori dall'Islanda. Ma allora, nel territorio islandese direi, per semplificare, direi ovunque, no? Cioè abbiamo una diffusione capillare di questi testi, poi alcuni generi, torniamo anche un attimo a quello che dicevamo prima sui generi fantastici, no? E beh, lì abbiamo a volte 60, 70 manoscritti. Se pensiamo, ripeto, alle dimensioni dell'Islanda, alla popolazione dell'Islanda, sono cifre straordinarie, no? Però rimangono in Islanda fino al XVII secolo, più o meno. Nel XVII secolo anche lì i fattori politici sono sempre fortemente determinanti, no? Guerra dei Trent'anni. Quasi direi dall'oggi al domani la Danimarca e la Svezia, che erano due stati del tutto marginali sulla scena europea fino a quel momento, diventano invece delle potenze, no?
Ricordiamo appunto Gustavo Adolfo di Svezia che in qualche modo rovescia le sorti della guerra, no? Cioè, il che poi tra l'altro significa che svedesi e danesi non è che partecipano solo per amore della fede evangelica, si riportano a casa una quantità di tesori inimmaginabile. Stoccolma e Copenaghen sono città seicentesche, vengono completamente rifatte in quell'epoca, ed è anche lì che gli svedesi si portano a casa il famoso Codex Argenteus della Bibbia gotica, no? Che era stato anche rapito qualche anno fa, era stato chiesto un riscatto per averlo. Quindi questo nuovo ruolo di potenza di queste due, degli unici due stati scandinavi che erano rimasti, perché appunto la Danimarca aveva annesso la Norvegia e l'Islanda, la Svezia comprendeva anche la Finlandia, fa sì che tentano anche una nobilitazione genealogica del loro potere. E quindi con delle equazioni che a noi oggi possono anche sorprendere o far sorridere, ma antichi islandesi uguale antichi scandinavi in generale. Antichi scandinavi in generale uguale goti, no? Quindi dobbiamo recuperare l'antica letteratura nordica perché, che veniva spesso chiamata gotica, no? Perché testimonia la grandezza delle genti nordiche fino dall'epoca medievale, ma anche prima, perché poi non c'era questa datazione così esatta, no? E lì comincia una vera e propria, è anche appassionante oggi leggerla, no? Una caccia al codice, cioè la Danimarca dà ordine praticamente che tutti i codici islandesi vengano requisiti e spediti a Copenaghen. E girano, l'Islanda non ha città praticamente, e meno che mai ne aveva nel 600, cioè Reykjavik credo che contasse tipo 3.000 abitanti. Quindi si spargono per le campagne a cercare codici e portarli via. La Svezia mette in piedi un sistema di spionaggio sostanzialmente, manda dei propri emissari in Islanda perché a loro volta portino via illegalmente i codici islandesi che appartenevano a un'altra corona e li portino in Svezia, tant'è che oggi alla Biblioteca Reale di Stoccolma ci sono dei codici importanti di saghe islandesi e anche uno dei codici dell'Edda di Snorri Sturluson, conservato a Uppsala. Quindi, diciamo, grazie a questo grande movimento di recupero, perché poi i testi cominciano a essere anche stampati a quel punto in Svezia e Danimarca, con traduzione latina a fronte o eventualmente in lingua scandinava, cioè in danese o in svedese. Allora, la traduzione in lingua scandinava all'epoca aiuta poco alla circolazione fuori dalla Scandinavia, ma la traduzione in lingua latina invece è importante perché grazie a quelle traduzioni intellettuali di tutta Europa possono leggere questi testi. La cosa rimane ancora confinata agli ambienti, diciamo, umanistici, filologici dell'epoca, fino a che, sempre a scopi sostanzialmente propagandistici, il re di Danimarca affida a uno svizzero, al ginevrino Jean-Paul Mallet, il compito di scrivere una storia della Danimarca, una storia eulogica, insomma, che mette in rilievo quanto sono bravi, intelligenti, progrediti i danesi e i loro re. E all'interno di questa storia un'antologia di testi antico-nordici in traduzione francese. Questo comporta un'esplosione, cioè è lì che abbiamo le rielaborazioni poetiche dei sepolcrani inglesi, Thomas Gray che riscrive poesia nordica in termini inglesi, abbiamo in Germania Herder, naturalmente assolutamente entusiasta di questa letteratura, in cui poi confluiscono due grandi mode di quell'epoca, l'ossianismo, no? E
sull'onda di Ossian si ritrovano le atmosfere brumose, sanguinose, gli eventi mitologici delle saghe nordiche e l'infatuazione per il concetto di sublime, no? Cioè non più la ricerca del bello classico, quindi l'armonia, ma quello che fa potentemente impressione, no? Che genera brividi. Allora immaginiamoci le reazioni di un lettore di Burke che trova nella Njál Saga la descrizione delle valchirie che tessono il destino degli uomini fatto di tendini e con i teschi che fanno da pendenti, da pesi nel telaio, no? Costruito coi cadaveri, cioè più ossianico e sublime di così. Quindi da quel momento in poi, e poi naturalmente arrivano delle figure di mediatori fondamentali, per il mondo inglese penso solo a William Morris, no? Che è un po' il padre del fantasy moderno, ma che è anche stato traduttore di una quindicina di saghe islandesi. E poi da lì è chiaro che inizialmente questi testi non corrispondevano ai criteri filologici che abbiamo oggi, ma senza quel lavoro noi oggi non saremmo qui a parlarne, insomma, no? Cioè, diciamo, a partire dall'Ottocento. Poi naturalmente abbiamo tutti i fraintendimenti anche buffi. A un certo punto nel libro cito questo film di Bava degli anni 60, in cui vichingo voleva dire qualsiasi cosa, no? Per cui abbiamo questo film Gli Invasori, dove abbiamo dei druidi vichinghi, delle vestali vichinghe e le gemelle Kessler che fanno un balletto vichingo. Cioè, come dire, è chiaro che la marea si porta dietro tante cose, cioè l'interesse filologico, storiografico, letterario e anche tanta inventiva pop, poi tocca a noi discernere cosa ci diverte e cosa invece ci dà una dimensione più credibile del puro divertimento. Ecco. Io penso che uno dei sistemi migliori per dipanare questa matassa sia quella di andare di corso in libreria ed acquistare il suo saggio. E così almeno uno si riesce a fare un'idea. Per questo io ricordo il titolo, Le saghe nordiche, eroi, vichinghi e poeti nella Scandinavia medievale. L'autore Fulvio Ferrari, che abbiamo avuto il grande piacere di ospitare, fra l'altro è un libro anche molto economico, Meltemi Editore, appena pubblicato, quindi non fatevi scappare l'occasione di capire tutto quello che il professore ci ha raccontato, è un universo davvero intrigante. Io la ringrazio tantissimo. Grazie a lei e alla prossima, insomma. Speriamo, e magari un giorno ci si può rivedere in presenza Quando riusciremo a uscire di casa sereni. Esatto. Ok. Arrivederci. Buona giornata.